Questi sono i titoli. La costruzione di questo processo significa lavorare molto alla partecipazione, come è stato fatto fin qui, perché il sindaco di Bologna con i sindaci delle unioni ha costruito questo schema, di questo documento di indirizzo del piano strategico 2.0, il piano strategico che prende riferimento l'altro piano strategico, frutto di un lavoro molto partecipato che è durato 2 anni, lo elabora, lo sviluppa. Quindi il lavoro con le unioni comunali è stato fatto e ha prodotto una bella elaborazione che ancora non è finita. Ma, e la preoccupazione questa è di tutto il tavolo, bisogna anche davvero considerare che c'è una cittadinanza attiva che ha voglia di partecipare a questi processi, cioè non contiamo solo sulla comunicazione fra le istituzioni, ma lavoriamo sulla partecipazione dei cittadini a questi processi. E facciamolo anche con i dipendenti della città metropolitana e con i dipendenti dei comuni, perché spesso abbiamo un feedback che i dipendenti sono abbastanza disorientati, no? Se i dipendenti non sanno veramente dove stiamo andando, io credo che noi potremmo immediatamente immaginare che anche per i cittadini non sarà facile, i quali ancora si sentono pienamente cittadini che si spostano dalla provincia verso la città, da un comune verso l'altro. Chiudo dicendo che la necessità di integrare le politiche nasce dal fatto che gli amministratori ci dicevano: i nostri sindaci riuniti in unione sono sindaci del loro comune, assessori delle unioni di cui fanno parte, alcuni di questi sono consiglieri metropolitani, ovvero nuovi assessori metropolitani. La giornata è di 24 ore per tutti, questo processo di cemento e di collante di una cittadinanza metropolitana si crea se ci diamo luoghi, strumenti e condizioni anche che dedichino tempo a questo percorso. E allora io penso che dobbiamo provarci. E poi omogeneizzazione delle procedure, chiedo scusa e finisco, laddove si può già partire subito. Dove possiamo avere un unico albo delle imprese, un unico modo per gestire gli uffici, le buste paga, piuttosto che si parlava anche dei patrocini, è banale, no? Però ogni comune ha la sua modalità. Quindi omogeneizzazione delle procedure facendo una sorta di screening immediato, perché quindi c'è anche un lavoro concreto, pratico che dobbiamo mettere in piedi, insieme alla proposta politica che spero di essere riuscita a trasferirvi e che comunque semmai dopo andiamo a schematizzare meglio quando dobbiamo parlare col sindaco. Grazie. Scusate se ho spalato. Thank you.